Era una mattina soleggiata. La foresta riprendeva vita. Il sole sorgeva imponente su tutto. La neve dello scorso inverno stava scomparendo grazie ai deboli ma tenaci raggi di sole. Gli animali si svegliavano dal loro letargo. I prati verdi cominciavano a muoversi grazie alle fresche brezza mattutina. Improvvisamente tutti gli animali scattarono a quel suono. Lei si era svegliata. Tutti si diressero al centro della foresta verde, dove si trovava una caverna. Da lì proveniva un dolce profumo di fiori appena sbocciati e una melodia allegra aleggiava nell'aria. Poco dopo presero a crescere fiori di ogni genere e colore. Era davvero bellissimo. Poi, da quel buco nella pietra, si intravide una luce. Riscaldava l'animo dei nostri giovani amici, i quali si sentivano di nuovo pieni di energie. Infine si fece vedere. Aveva un vestito lungo e azzurro fino ai piedi, i capelli lunghi e biondi, intrecciati con una corona fatta di fiori. Le orecchie a punta si intravedevano appena tra quei fili d'oro, gli occhi verdi ed un bellissimo sorriso. Intorno a lei volteggiavano milioni di farfalle dai variopinti colori e graziosissime api e coccinelle. Mentre usciva da quella caverna, rimasta a riposo troppo a lungo, danzava. Perché lei era così, un animo puro che ballava felice. Lei rabbrividì leggermente al contatto dei suoi piedi con l'umido terreno della foresta. Gli animali la guardavano tranquilli. Sapevano perfettamente che quella melodia era prodotta dal suo cuore di fata. Loro non la temevano, lei era la vita, il risveglio dopo il lungo ed interminabile sonno della natura. Colei che faceva sbocciare i fiori, risvegliare dal letargo gli animali. Lo scorrere di tutto viene ripreso non appena il suo cuore di fata riprende a battere. Dopo un po' si gira verso l'orizzonte e guarda oltre la foresta, lontano da quel luogo, finché lo si sente arrivare, al galoppo, più veloce della luce. Allora il sorriso della nostra fata si allarga sempre più. Un unicorno bianco dagli occhi blu ed il corno argentato fa la sua comparsa proprio davanti a lei. Lei si avvicina cauta. Quella creatura è ancora più fragile di lei. Apre la mano e da lì appare magicamente un semino che ben presto diventa un pomo d'argento. Lei si inchina con eleganza degna di una vera principessa davanti all'unicorno con il pomo d'argento rivolto verso il muso del cavallo. Lui dapprima lo annusa con sospetto, poi lentamente lo mangia. A quel punto lei si alza velocemente e lo accarezza con dolcezza, baciandolo sul muso. Poi si alza in volo leggiadra come una ed atterra sul cavallo. Lui non sembra a disagio. Poi, con un piccolo colpetto all'unicorno da parte della fanciulla, lui si volta e parte al galoppo, da dove era arrivato. Mentre sfrecciava via, la melodia della giovane scompariva pian piano, lasciando al suo posto un dolce aroma. E come era apparsa, si era volatizzata. Gli animali che erano rimasti ad osservare la scena sapevano cosa sarebbe successo da lì a poco. La fata avrebbe passato a cavallo svariati territori, risvegliando la natura con il dolce profumo della vita, perché lei è la primavera. Ciao a tutti bimbi, io sono Federica di Spazio Aries e oggi abbiamo raccontato la fiaba proprio sulla primavera. Infatti, come potete vedere, sono qui in mezzo a tantissimi fiori colorati, quelli che proprio sbocciano durante la primavera. Oggi impareremo dei passetti un po' particolari, nel senso che sarà abbastanza semplice, ma utilizzeremo solo le braccia e le manine. Riusciremo comunque a ballare. Adesso proviamo. Allora, possiamo farla già, per esempio, da seduti, quindi con le ginocchia a terra, perché andremo ad utilizzare appunto solo braccio e manine. Si partirà aprendo la mano destra, braccio destro su, e mano sinistra che la raggiunge e torna. E poi è la stessa cosa dall'altro lato. Quindi prima tiro sul braccio destro e la manina sinistra la raggiunge. Poi resto su con la manina sinistra e il braccio destro lo raggiunge. E saremo qui. Da qui facciamo cadere giù le braccia e faccio un giro e torno su. Quindi destra, tac, sinistra, tac, cado e giro, torno su. Ok? Da qui vado avanti con le braccia, apro le manine, raccolgo qualcosa e la porto. Da me. Da qui tiro su braccio destro e al lato braccio sinistro, quindi tac e
poi farò anche il contrario. Su braccio sinistro, al lato braccio destro, quindi diventerà fa. Fa. Ok? Quindi, destra, raggiungo, sinistra, e giù, giro, su. Manine apertissime avanti. Raccolgo qualcosa, tiro su, su, e da qui apro proprio come un fiore che sboccia. Le mie manine sono sempre aperte. Apro e arco qui. Ok? Fatto il nostro apro, passiamo alla seconda parte di passetti. Manine ben aperte che si muovono. Lo facciamo da un lato per 3 volte e poi dall'altro per altre 3 volte. Quindi 1, 2, 3, faccio volare le mie manine in mezzo a questi magici fiori. E 1, 2, 3 anche dall'altro lato. Da qui porto le braccia avanti. Cambio. Quindi su destra e poi su sinistra. Apro davanti. Questa volta non ce le ho qui su, ma le ho giù. Quindi le guardo dall'altro lato. Le porto sulle spalle e per 2 volte faccio 1, 2. E ballo un po', quindi mi muovo un po'. Ok, quindi abbiamo detto, brillano le manine, e su, cambio, avanti questa volta al contrario rispetto a prima, porto le manine sulle spalle, e 1, 2, e ho fatto. Ok, proviamo a ripeterla tutta lentamente, poi la sentiamo in musica. Ma dobbiamo prestare attenzione ad una cosa. Infatti, ogni volta nei passetti che facciamo, alterniamo prima destra e poi la sinistra. Noi andremo a ballarla la prima volta eseguendola come l'abbiamo spiegata. La seconda volta spostando tutte le parti iniziali da sinistra e poi a destra. Cosa significa? Che ad esempio all'inizio noi partiamo col braccio destro su e lo raggiunge la sinistra. La seconda volta che andremo a ripetere questa cosa, partiremo con la sinistra e quindi la destra raggiunge e la sinistra raggiunge. Poi qui e qui sono insieme, quindi non abbiamo problemi, possiamo stare tranquilli. Anche qui vanno avanti insieme, quindi possiamo stare tranquilli e tornano insieme. Qui noi aprivamo prima su destra e poi su sinistra. Adesso, quando andremo a ripeterla la seconda volta, apriremo prima su sinistra e poi su destra. Ok? E poi qui di nuovo insieme. Quindi ci dobbiamo concentrare ancora di più per farlo la seconda volta. Poi, altri passetti che facevamo erano brillo, brillo. Facevamo prima verso destra e poi verso sinistra, quindi andremo a capovolgere la cosa e partiremo da sinistra e poi ci piegheremo a destra. Da qui c'era questo ed era prima destra e poi sinistra e anche questo cambierà, quindi sarà sinistra e poi destra e poi qui finalmente tutto uguale. Ok, giusto per entrare un po' in confusione. Quindi tutta la prima parte in musica sarà fatta come l'abbiamo spiegata all'inizio, quindi con tutti i passetti che partono da destra, ok? Poi, quando andremo a ripetere la seconda volta in musica, sarà ripetuto tutto prestando attenzione alle parti in cui partivamo da destra. E quindi lì partiremo da sinistra, ok? Si rifarà tutto in musica. Va bene? Adesso proviamo a sentire in musica la parte a destra, ok? Dai, proviamo, concentriamoci. Pronti? Town or riding on a pony, stuck together in his hat and called it macaroni. Ok, andiamo a provare a sinistra. Mi raccomando, ricordiamoci bene le parti che dobbiamo invertire, quindi dobbiamo essere molto concentrati ancora di più rispetto a... Vado. Along with Captain Gooding, and there we saw the man and boy, as thick as tasty pudding.
andata fatta da sinistra, dopo che l'abbiamo imparato meglio a destra, è ovviamente un poco più difficile, però basta un po' di concentrazione, un po' di buona volontà, un bel sorriso e sarà facile riuscirci. Mi raccomando, esercitatevi a casa. Io spero vi sia piaciuta questa lezione e questa favola in danza. Vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto sempre qui sul canale YouTube di Spazio Aries. Io e i miei fantastici fiori vi salutiamo. Ciao bimbi, a presto!